Il vostro computer di casa è un ottimo strumento che la famiglia può usare per accedere con facilità a informazioni e intrattenimento, fare shopping e comunicare con gli amici. Tenetevi al passo con la sicurezza su internet. Avrete a disposizione strumenti utili alla protezione delle vostre informazioni. E ricordate alla vostra famiglia che occorre proteggere nomi, numeri di telefono, indirizzi, password, numeri di carte di credito e di conto. Teneteli riservati. Spesso le truffe di phishing sembrano email ufficiali inviate dalla banca, dall'internet provider o da altre società note per avvertire della chiusura del vostro conto a meno di non fare un'azione immediata, come per esempio confermare il numero di conto o la password. Cestinate queste email. In caso di dubbi, verificate chiamando la società a un numero di telefono di vostra conoscenza. Dite ai ragazzi di non condividere il proprio cognome, dove vivono o altre informazioni personali e di non incontrare persone dal vivo senza il permesso dei genitori. I genitori dovrebbero sempre controllare e informarsi. Chiedete ai vostri figli se hanno assistito online a episodi di bullismo, intimidazioni, situazioni inappropriate o se gli sono stati richiesti incontri dal vivo. Se programmi come i software di controllo parentale possono essere d'aiuto, non sostituiscono però la presenza e il controllo attivi del genitore. Ricordate inoltre che, dato che tutta la famiglia usa il computer, la sicurezza online interessa ciascun componente della famiglia stessa. Fate della sicurezza su internet una priorità per la vostra casa. State allerta, tenetevi aggiornati e al sicuro. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web www.sicurezzaingrete7x24.org.